parte interessata alle decisioni era sicuramente il Cotronei del presidente Maurizio Fabiano, che ritroviamo qui su Stadio Radio, lo ringraziamo per la disponibilità. Buon pomeriggio. Ciao Emilio, buon pomeriggio a voi. E allora, presidente, le faccio subito una domanda, sicuramente un bel sospiro di sollievo, però lei cosa ne pensa di questa scelta di fare retrocedere soltanto una squadra in tutto il territorio regionale, cosa che vale per tutte le regioni? Guarda, noi a Cotronei siamo rimasti felicissimi di questa decisione per quanto riguarda noi la società del Cotronei, però io personalmente sono rimasto molto dispiaciuto per il Trebisacci. Una società seria che secondo me non meritava di retrocedere, anche perché in tutta la Calabria retrocedere solo una squadra mi è sembrato un po' brutto. È stato strano, sì. Sicuramente lì in Lega hanno avuto le loro ragioni, anche con il discorso della Serie B, che sono scese due squadre. Sono stati sicuramente diciamo obbligati a far scendere una squadra, però non lo so, si poteva pensare diversamente. Ma speriamo che ci sarà un ripescaggio per il Trebisacci, perché se no mi dispiace tantissimo per loro. Presidente, invece, prima di dare la parola a Mimmo Tuscano, quali sono i progetti futuri del Cotronei, che comunque lo ricordiamo dall'anno prima della salita in eccellenza ha sempre fatto molto bene, il secondo posto anche lo scorso anno, un campionato sopra le righe, quest'anno diciamo negli ultimi 5 anni c'è stato il primo campionato di vera sofferenza, ecco, come dire, si riprogramma per tornare ai livelli ai quali si era abituati o la crisi in qualche modo mi passi il termine, vi spaventa? Guarda, a livello di crisi abbiamo subito anche noi a Cotronei, cioè, la crisi c'è, dopo anche dopo questa pandemia è normale che c'è la crisi. Cotronei non è abituata a fare questi campionati, quest'anno inizialmente siamo partiti male perché si doveva fare un organigramma diverso a livello societario e ci sono state diverse persone che ci hanno fatto perdere tempo, quindi abbiamo organizzato la squadra a un po' in ritardo e siamo partiti male. Infatti io in prima persona penso che un anno come quest'anno non sarei mai immaginato di affrontare una stagione così, abituato a campionati sempre di alti livelli. Negli ultimi 4-5 anni che abbiamo fatto è stato un po' una delusione. Noi cercheremo di organizzarci al meglio per fare un campionato diverso, perché lo dobbiamo fare diverso. Il paese Cotronei e la città non merita di fare un campionato come l'abbiamo fatto quest'anno. Ci organizzeremo nei prossimi giorni, ci sono i presupposti per fare una cosa seria. Penso che faremo una società seria, ma come quest'anno io le posso dire che come Maurizio Fabiano non penso che sarò presente per fare un campionato come quest'anno. Se ci sono i presupposti per fare una cosa seria con dei soci che entrano per dare un contributo alla squadra, per fare una cosa seria la faremo, se no non penso che faremo il campionato d'eccellenza. Chiaro, quindi un'idea di programmazione importante, altrimenti è meglio gettare la spugna, questa mi sembra la sintesi. Mimmo Tuscano. Sì, perché siamo stati abituati negli ultimi anni a fare campionati, non dico importanti. Per il primo posto, ma campionati importanti, quindi. Certo. Mimmo. Presidente, ben trovato. Io ritorno sul discorso di come è andata a finire questo campionato. Fermo restando che la sua risposta precedente ad Emilio è stata molto, molto chiara e diciamo condivisibile assolutamente, però io adesso faccio la domanda al presidente di una squadra di eccellenza. Non le suona strano che magari voi presidenti, che siete componenti elettori del comitato regionale,
siate all'oscuro delle motivazioni che hanno portato a questa decisione, dove soltanto nelle categorie dilettantistiche, soltanto nel campionato di eccellenza c'è stata la retrocessione, né in promozione in prima o in seconda categoria? Cioè, non dovreste essere parte in causa, partecipe, condividere questo tipo di decisioni che molto probabilmente sarebbero state accettate più volentieri, forse? Io sicuramente mi sarei aspettato di fare tipo una riunione con tutti i rappresentanti della società per vedere più o meno il da farsi sulla questione eccellenza. Io sono parte in causa dell'eccellenza, certo, per vedere più o meno come ci potevamo comportare. Sicuramente, vedendo, come dicevo prima, vedendo le due retrocessioni della Serie D, sono stati costretti a fare questa retrocessione. Però non lo so, secondo me dovevamo essere più tenuti in considerazione dalla Lega o da chi ci rappresentava in Lega per vedere il da farsi. Questo è il discorso, secondo me. Okay. Chiaro. Presidente, grazie per essere stato con noi e, insomma, ci riascolteremo presto. Ciao Emilio, grazie. Alla prossima. Grazie.